Sì, grazie Presidente, a anche meno di 15 minuti. E anche perché a seguito della discussione dell'Assemblea Capitolina che c'è stata sulla variazione di bilancio, questa dà l'emblema di cos'è la programmazione che viene eseguita, che poi viene ricordata, piena legittimità ai consiglieri di trarne le proprie considerazioni politiche. Questa è una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio degli anni 2009-2012 per 13.933.795. Quindi ben venga magari fare variazioni di bilancio di 14 milioni con le quali si possono garantire i servizi, però dobbiamo impiegare invece le risorse per il riconoscimento di debiti fuori bilancio nei confronti di ACEA relativamente ai corrispettivi per i contratti di servizio. Quindi sono contratti di servizio di illuminazione pubblica che non erano previsti negli strumenti di programmazione e non erano a bilancio. Quindi meglio di così, devo essere onesto, che va benissimo la ripartizione che noi abbiamo fatto per quanto riguarda i servizi ai municipi, se poi ci dobbiamo essere, diciamo, tacciati di non fare neanche l'amministrazione del buon pane di famiglia quando dobbiamo riconoscere debiti di queste entità nei confronti di contratti di servizi già sottoscritti. A chi spetta il giudizio politico sull'amministrazione dal 2009 al 2012 lo lascio anche ai consiglieri. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Dichiaro aperta.